Vai. Salve a tutti ragazzi, benvenuti al secondo Let's Play dei Doki Oni. Insieme a me non c'è Ragnark come nel primo Let's Play degli Aminoni, c'è Mr. Ted 890, creatore di sigle. Bella. Se cercate una nuova sigla, lui è la persona adatta intro per il lavoro. Ok, la faccio anche gratis. È Kagame Oni, che proprio come ruolo sa quello di farlo da sequel al gioco originale. All'inizio il gioco si chiama Aoni 5.7, ma poi è stato cambiato in Kagame Oni. Iniziamo? Aspetta che rimetto il volume. Si è bloccato. Manager Peperon. Mi si è bloccato un Zog. Ma si è bloccato un Zog. Boh, mi capita un po' spesso. Riavvialo. Aspetta. Mannezza che si blocca. Sì, ma mi deve capitare sempre in momenti random mi blocco. Forse che ho fatto male un'impostazione, mannezza. Protagonisti, chi ricorda la Oni originale saprà Hirozi, Mika e Takezi. Manca proprio Takuro. Che succede, Ted? Che è quel movimento dietro di te? Ah boh, ci sei? Ted? Vai, sì, ci sono, vai. No, ti sentivo. Allora, è passato un mese da quando siamo scappati dalla villa. Sono i Rossi, uno studente della scuola media che è scappato da quella villa. Salvano i miei amici nel processo. Sono scappato da un Oni blu. Queste cose è accaduto un mese dopo. Cioè, il lasso di tempo è di un mese. E se ti devo dire la verità, so che ci stanno molti misteri e addirittura dicono di un quarto episodio, ma poi vediamo. Ok. Ah, la scuola finalmente è finita. Siamo liberi per il vacanza. L'estate. Ti piacerebbe te? Il volume che rompe. È strano che Takuro non è venuto a scuola. Viene sempre. Sì, questo è giusto. Dovremmo controllarlo. Dobbiamo seccarlo. Se volete, dopo tutto, la strada per casa è lunga. Dai, si stanno aspettando. Un canadese che è invisibile. Allora, sì, sta fuori. Un canadese che è invisibile. Vabbò, dillo a lui. Vabbò. Andiamo avanti con il gioco. Un canadese che è invisibile. Andiamo, dovremmo? Giusto. Sai che se mica si sono uniti al gioco. Allora, che ne dici? Parliamo un po' con i personaggi oppure se ne andiamo? Noi andiamo. Parliamo? Allora, vediamo. Vai, prendiamo. Fai come vuoi. Mio fratello si è sentito molto strano per qualche motivo. Lui e i suoi amici sono andati per un viaggio. I Rossi, ricordi quando... Ah, i Rossi proprio un insegnante. Alla faccia sua. Vediamo questa coppia. Finalmente nuova estate. Posso spendere un po' di tempo con i miei gals. Che dovrebbe significare? Oh, qua dice gals. Aspetta, vado. Cosa stai facendo anch'io qua, Ned? Mi tengo attivo. Proprio una figura. Allora rimane solo
essere nuovo ragazzo è duro. Dimmi che. Allora, vai Rossi. Come godrai le vacanze estive? Ehi. Ok, Rossi è proprio in net, eh? Ah, preparati per un piccolo flashback. Oh, ma che... Ted. Vabbè, Ted a momento è occupato, non ne parliamo, andiamo avanti. Mi cancello da scuola, è schiuso. Che è accaduto, mia madre, Ted? Oh, è mia madre. Allora... Noti qualcuno di strano? Vediamo. Vediamo un po' se indovini dove, basso, dove trovo la cosa strana. Vediamo quello giù in basso. No, è tutto qua la mappa, eh. Tutto qua. Sì, sì, questo qua il... Con che... Col volto... Questo qua? Sì, sì. Beh, ti dico che non è la prima stranezza che sta in questa mappa, se n'è un'altra. Chi cavolo? Aspetta. Te lo faccio scoprire io oppure vuoi che... Vuoi tentare? Vai, tentiamo. Allora, iniziamo. Vai. Va bene? Vai. Ah, Roxy, finalmente state? Ecco la seconda stranezza. E qua arriva il flashback. Devo vendere stoffe, le cose per pa... Ah! È venuto a comprare delle mele ieri. Sembrava ieri che tu e tuo padre siete venuti per comprare qualche... le mele. Eravate così piccoli. Eri così piccoli. Qui, ecco qua, i rossi con il padre. Il padre sembra essere... un re de moonwalking. Hai visto, Ted? Sì. Ok. Allora, mo ti invito a ricordare la posizione in cui stanno i mercanti e indicare i due personaggi fuori posto, ok? Ok. Ah, sì, sono venuto. Aspetta, aspetta, fammi memorizzare. Un po' aspetta. Di mele, se ne ha. Abbiamo okay, aspetta, un paio di mele in magazzino. Siete fortunati, sono le più fresche. Ok, memorizzato. Oddio. È memorizzato, vai. Vai. Sono rotto. Che sei che non va? Niente, il controllo. Questo controllo sembra non funzionare. Ecco. Grazie, l'hai sistemato. Non è un problema. Ah, non c'è bisogno di pagare le mele. Veramente. Prendili per gratis. No, no, hai bisogno dei soldi, ecco. Va bene, dovrò riparare. Dovrò ripagarti per aver aggiustato questo coso. Vabbè, oh. Il flashback riguardo a delle mele. Vai, vediamo i mercanti fuori. Eh? Niente, niente, vai. Nessun problema. Andiamo in rossa, andiamo a casa. Allora, mo indica i due fuori posto. Allora, come mai si vede scuro, mannaggia. Allora, i due fuori posto. Aspetta, i due fuori posto sono il... Dov'è quella con la barba, mannaggia? C'è uno... Quindi... Com'è? Ti do un piccolo indizio, sta nella... sta in questa linea. Aspetta. Sì, fai con calma, tanto si stanno altri tre prima che capiamo da dove venga la prima stranezza. Sono nuovo in città e dovrei prendere fiori per mamma. Ti ricordi, aspetta, quelle immagini bianco e nero, no? Io ho memorizzato quella là, no? Non hai capito. Adesso dove... quando era in bianco e nero? Aspetta. Adesso vedo chi manca, aspetta. Vabbè, facciamo così, non ho ancora i fiori. Aspetta, allora aspetta. Ti faccio scoprire subito, vedi questi due? Il maschio sì. E la femmina? Sì.
Non c'erano. E indovinando da quale Etagame sono venuti fuori? Perché Kagameoni ha pure diversi riferimenti agli altri Oni Games. Vabbò, tu non ne sai nulla. Eta Oni, Spissera Allora. e gli Ekistani. Penso qualcosa vorrai. Ok. Non so se dovremmo prendere questo fratellone. Non è pericoloso? E vabbè, Liechtenstein è un po' troppo attaccato a Svizzera. Da notare una cosa per chi guarda l'anime. Vi consiglio di fare un confronto audio tra un episodio in cui parla Svizzera e principalmente per i fan di Digimon, di controllare gli episodi di Ken in Digimon Adventure 2. Ne rimanete scioccati. Allora, vediamo per qua, da Maghetta. Ho sentito che c'è un cosplay qua. Sembra che io sono fermo con questi vestiti fino alla prossima settimana. Vuoi anche venire qua per quello? No. Pensavo che era l'unico. No, non questo di nuovo. Vieni a casa mia dopo. Ho i manga e tutti gli anime dentro un CD. Sì, ma se devo comprare qualcosa. Ma devo comprare qualcosa con il mio fratellone prima. Ci vediamo dopo. Bene, finalmente possiamo prendere quello che vuoi. Ciao, Vediamo. sono un eco. Ma cosa ha alla testa? Sono conigli di gatto. Ma Neko in giapponese vuol perché? dire gatto. Ok. Mi spiace, no? Che? Posso, sospendiamo un attimo.